Rieccoci qui, di nuovo on the road e pronti per andare alla scoperta di un altro piccolo angolo del nostro bel paese. Questa volta ci troviamo in Trentino, a bordo di una delle ultime proposte di Casa CI, il Magis Elite 87 XT. Si tratta di un semi-integrale con basculante dalle dimensioni esterne piuttosto generose, che offre poi al suo interno uno schema abitativo in linea con le tendenze attuali del mercato, abbinando i letti posteriori gemelli su garage a un living in conformazione face-to-face. Ma la caratteristica saliente della nuova gamma Magis Elite, oltre a prevedere un equipaggiamento offerto di serie piuttosto ricco e completo, è sicuramente la base meccanica di partenza adottata. Parliamo infatti del Ford Transit da 2 litri EcoBlue con la motorizzazione più potente capace di erogare ben 170 cavalli, abbinata qui al cambio automatico. Una dotazione, quella del cambio automatico, che per molti è divenuta ormai quasi indispensabile da ritrovare a bordo di una comune autovettura, ricercandola quindi talvolta anche su un veicolo ricreazionale. La versione a trazione anteriore del Ford Transit che equipaggia il Magis Elite 87 XT adotta il cambio automatico a 6 rapporti Select Shift. Di serie è inoltre presente la funzione Start and Stop, che quando il veicolo è fermo, per esempio in coda a un semaforo, spegne automaticamente il motore. Nello specifico, il Magis Elite 87 XT adotta poi lo chassis ribassato Ford Skeletal, nella variante di passo da 395 cm e caratterizzato da una carreggiata posteriore allargata. Un modello che dice la sua anche sul fronte degli equipaggiamenti offerti di serie. Parliamo innanzitutto dell'antipatinamento ASR e del controllo elettronico della stabilità ESP, ai quali si aggiungono gli airbag conducente e passeggero e il regolatore di velocità e cruise control. In particolare i comandi di quest'ultimo sono inseriti nel volante multifunzione, assieme a quelli della radio e quelli del telefono. Piuttosto basico è però l'autoradio offerto di serie, prevedendo comunque il collegamento Bluetooth con il proprio smartphone, per l'utilizzo del viva voce oppure la riproduzione di brani musicali. La dotazione della base meccanica si completa infine con il climatizzatore manuale, le luci diurne LED, i fari fendinebbia, gli specchietti retrovisori elettrici e riscaldabili e la chiusura centralizzata con telecomando. Ma non solo, CI arricchisce la versione Magis Elite con la verniciatura argento metallizzato della cabina di guida e l'utile telecamera per la retromarcia. Ed eccoci in autostrada, diretti verso la prima tappa del nostro piccolo tour. E quale terreno migliore per iniziare a testare anche le doti stradali del nostro Magis Elite? La ripresa in fase di missione è davvero ottima, anche in presenza di traffico. C'è da dire che sicuramente i 170 cavalli erogati da questo propulsore fanno sicuramente la differenza, a patto però di calibrare a dovere la pressione del piede sul pedale dell'acceleratore, così da cercare di ottenere le cambiate di marcia ottimali. Il propulsore consente poi di mantenere le più differenti velocità di crociera desiderate, riservandosi però di mantenere sempre lo spunto necessario per effettuare i dovuti sorpassi. Considerata però la lunghezza del veicolo, ma soprattutto la presenza di uno sbalzo posteriore tutt'altro che contenuto, bisogna porre le dovute attenzioni nelle fasi di sorpasso di pullman e autotreni. Lasciamo ora l'autostrada per inoltrarci lungo le stradine del piccolo centro di Besenello, viuzze che non solo affrontiamo senza grosse difficoltà nonostante le dimensioni del nostro mezzo, ovviamente prestando le dovute cautele, ma che ci permetteranno di conquistare la più grande e antica fortezza della regione, Castel Beseno. La fortezza, circondata da imponenti mura difensive, occupa imperiosa la sommità di un'intera collina tra le città di Rovereto e Trento, a guardia della sottostante Valle dell'Adige. E proprio per la sua posizione strategica sulla via che collega l'Italia e l'Europa centrale attraverso le Alpi, nei secoli fu teatro di importanti e sanguinose battaglie. Oggi Castel Beseno è un complesso visitabile e ospita ogni anno mostre temporanee, eventi, spettacoli e rievocazioni storiche. We'll be right back.
Riprendiamo il nostro tour che ci condurrà fino alla cima del Passo Coe e ne approfittiamo per testare le doti del nostro Magis Elite lungo altre tipologie di strada. Si nota subito come lungo comuni tratti di strade statali pianeggianti il cambio automatico lavori quasi alla perfezione, cercando di trovare sempre il giusto equilibrio tra prestazioni richieste e consumi di carburante e rispondendo poi velocemente alle richieste del guidatore. Non appena però si comincia a salire e la pendenza della strada inizia a farsi sentire, il propulsore Ford però non si lascia di certo intimorire, erogando fin dai bassi regimi, grazie alla sua elasticità, tutti i suoi 170 cavalli, in modo tale da garantire sempre la necessaria potenza, ma soprattutto ripresa in uscita dai tornanti. E questo si rivela dunque il terreno ideale per provare a testare la modalità sequenziale del cambio automatico Select Shift, cercando così di ritrovare in parte quel piacere di guida tipico delle autovetture con cambio manuale. Premendo il pulsante superiore della cloche del cambio e abbassando la leva di uno scatto, si passa subito da automatico a sequenziale. Tutti i cambi di marcia vengono raccomandati direttamente dal guidatore tramite due piccoli tasti presenti sul lato della cloche. Certo, non sono paragonabili alle palette al volante di impronta prettamente sportiva e automobilistica, ma il comando è pratico da gestire e il mezzo risponde senza troppe incertezze, anche se, soprattutto le prime volte, la grandezza ridotta dei tasti richiede qualche occhiata per capire se si sta agendo sul pulsante corretto. Poco prima di raggiungere la nota località montana di Folgaria, una deviazione di qualche chilometro conduce al particolare borgo di Guardia. Si tratta di un antico villaggio rurale di origine cimbra, il quale, secondo la tradizione, trae origine dalla presenza di una postazione di guardia da cui il nome, a servizio del castello di Beseno. Oggi Guardia è conosciuto come il paese dipinto, complice la presenza di numerosi murales che decorano le pareti di case ed edifici, come testimonianze delle numerose rassegne di arte murale che la località ha ospitato dalla fine degli anni Ottanta. Un percorso tematico che porta alla luce tradizioni, usi e costumi locali attraverso la pittura murale e l'interpretazione dei numerosi artisti che hanno realizzato le diverse opere. Siamo giunti infine sulla cima del Passo Coe a un'altitudine di 1610 metri, una tappa quasi obbligatoria sia in inverno che in estate per gli amanti della montagna, degli sport invernali, delle camminate, dello sci, della bicicletta e del relax, che decidono di passare qualche giorno in questa zona. In particolare d'inverno in questa meravigliosa distesa soleggiata si trova il centro del fondo di Passo Coe, 39 km di piste con anelli di diversa lunghezza e difficoltà. Ma non solo, per gli amanti delle attività sportive invernali all'aria aperta è possibile anche noleggiare le e-fat bike, le biciclette elettriche a pedalata assistita, oppure farsi condurre dai cani slitta lungo percorsi davvero suggestivi. E qual è sistemazione migliore per immergersi al 100% in questi scenografici contesti naturali, resi ancora più incantevoli dal colore bianco della neve, se non a bordo di un veicolo ricreazionale? Una cornice dunque perfetta anche per il nostro Magis 87 XT, uno dei modelli che per dimensioni si colloca al vertice di questa nuova gamma. Le accortezze per poter affrontare anche le fredde vacanze invernali in montagna ci sono tutte o quasi, seppur questo modello non sia provvisto di doppio pavimento. Partiamo innanzitutto dalla costruzione. Il Magis Elite 87 XT adotta la collaudata scocca XPS Evo, caratterizzata dalla totale assenza di legno. Le pareti e il tetto infatti optano per un doppio rivestimento esterno ed interno in vetroresina, coibentazione in styrofoam e intelaiatura portante realizzate in estruso plastico. La scocca si completa con l'adozione di finestre Sites S4 dotate di telaio, di una porta cellula provvista di finestra fissa, zanzariera scorrevole, pattumiera integrata e chiusura centralizzata, e dell'immancabile garage posteriore.
Il suo accesso è facilitato dalla presenza di due ampi portelloni simmetrici di uguali dimensioni, mentre il vano è completo di illuminazione, riscaldamento e quattro ganci in metallo ancorati al pavimento pensati per il fissaggio del carico. Anche l'impiantistica di bordo risulta essere nel complesso adeguata. Il riscaldamento e la produzione dell'acqua calda sanitaria sono affidate all'unità Truma Combi da 4 kW alimentata a gas, comandata dal moderno pannello digitale Truma CP Plus, risultando poi comunque adeguata nonostante le dimensioni del veicolo. Anche l'impianto idrico è a prova dei climi più rigidi. Il serbatoio dell'acqua potabile da 100 litri è collocato come di consueto all'interno di una delle cassapanche della dinette ed è servito da una pompa presostato, mentre quello di recupero della medesima capacità trova posto esternamente sotto pianale. Il Magis Elite prevede però di serie l'acquibentazione e la resistenza elettrica dedicata alla valvola di scarico. Invece la riserva di gas è affidata a due bombole da 10 kg collocate in un apposito vano lungo la fiancata sinistra. Infine, un pannello solare installato di serie aumenta l'autonomia energetica di bordo durante la sosta libera. Lo schema abitativo proposto si presta perfettamente per trascorrere comodamente al suo interno le corte e fredde giornate invernali, dando però il meglio di sé in caso di equipaggio di coppia. La zona giorno risulta infatti essere piuttosto ariosa, complice l'adozione di un living nella moderna configurazione face-to-face, formato dunque da due divani longitudinali contrapposti e serviti da un tavolo centrale provvisto di piano traslabile e ampliabile. La rotazione dei sedili della cabina consente di portare poi fino a 6 i posti previsti per i commensali, anche se nella cabina di guida marchiata Ford questa operazione risulta essere più difficoltosa rispetto al comune. All'occorrenza i due divani possono essere trasformati in altrettante sedute a fronte marcia dotate di cinture di sicurezza, portando così a 4 i posti totali omologati per il viaggio. Due finestre simmetriche e l'ampio skyroof apribile inserito nel cupolino concorrono poi a fornire la necessaria areazione e luce naturale, mentre l'oscuramento notturno si affida ai pratici scuri plissettati dedicati ai vetri della cabina di guida. La sensazione di spazio è ancor più accentuata dallo sviluppo L rovesciata del blocco cucina che favorisce le possibilità di movimento nell'area d'ingresso dell'abitacolo. La dotazione comprende un gruppo cottura angolare a tre fuochi dotati di accensione piezoelettrica e un lavello circolare in acciaio inox, mentre lo stivaggio è suddiviso tra un pensile superiore, due cassetti e un capiente vano ricavati nella parte bassa del mobile. Il piano di lavoro utile disponibile risulta però essere molto limitato, come limitata è anche l'areazione affidata solamente a una finestra apribile a compasso. Al lato dell'ingresso trova poi posto il frigorifero Thetford da 140 litri in conformazione slim, provvisto di selettore automatico della fonte di energia e di un pratico cassettone portabottiglie inferiore. I posti letto previsti per la notte sono 4, suddivisi tra un matrimoniale basculante che discende elettricamente al di sopra della zona giorno, a sua volta provvisto di piano con retadoghe, punto luce da lettura e rete anticaduta, e i due comodi letti gemelli posteriori collocati al di sopra del gavone garage. All'occorrenza è possibile unirli in un maxi matrimoniale grazie all'ausilio di un piano ribaltabile e di un cuscino aggiuntivo. In questo caso la salita non è più agevolata dagli ampi gradini centrali, ma viene utilizzata una classica scaletta movibile, portando con sé anche alcuni limiti all'accesso ai due capienti armadi ricavati al di sotto dei letti, assieme a due ulteriori cassetti. Ad ogni modo è possibile raggiungere il loro contenuto sia dalle ante frontali, sia dall'alto, sollevando le reti a doghe dei letti. Le possibilità di stivaggio si completano con due pensili ancorati alla parete di coda, altrettanti vani a giorno e un ulteriore spazio ricavato all'interno del gradino più alto, mentre due finestre simmetriche e un oblò tetto da 40x40 cm garantiscono la necessaria circolazione dell'aria. In caso di equipaggio completo è poi possibile garantire la necessaria privacy grazie alla doppia battuta della porta del locale bagno, che isola completamente la zona giorno da quella notte. Per contro, però, adottando una toilette suddivisa in due vani completamente indipendenti e integrati con la camera padronale senza ulteriori suddivisioni, il suo utilizzo notturno potrebbe creare involontari disturbi agli occupanti dei letti gemelli. Lodevole è invece l'organizzazione dello spazio all'interno del locale bagno, consentendone una buona fruibilità non solamente in conformazione passante ma anche con porta totalmente chiusa.
Lungo la fiancata destra spazio al box doccia, richiudibile tramite due semiporte in metacrilato e dotato di colonna attrezzata, doppia piletta di scarico, pedane in legno di protezione del piatto e di un aereatore a soffitto. Il CI Magis Elite 87 XT è dunque un profilato classico nell'essenza, quanto a layout interno adottato e soluzioni proposte, ma l'azienda toscana in poche semplici mosse è riuscita a trasformarlo in un veicolo contraddistinto da un rapporto tra prezzo e dotazioni offerte di serie particolarmente competitivo, donandogli poi quel pizzico di carattere in più che può fare la differenza. Buon viaggio!